Dai che mi date un po' di magia, un minimo, un pizzico. Cioè, vita qua. Vita qua. Oh, là c'è della magia. Questo cos'è? Cos'è, un'arpia? Sì. Sta magnà un tizio. Dai, vai via che sei pelato, Dobby. Kratos aveva servito gli dèi abbastanza a lungo da sapere che l'arpia era stata inviata come ammonimento dal suo vecchio padrone per ricordare a Kratos la decisione che gli era costata ogni cosa. Ah, Era passato così tanto tempo da quando aveva rischiato di morire per mano dei barbari. ok. Mi sembra Dobby l'elfo Tanto da libero. quando aveva rinunciato a tutto Sotto per forma di salvare arpia. se stesso. Poi I quando lo cieli chiama. si aprirono e apparve il dio della guerra. Chiami Kamato! Discendendo dall'Olimpo, egli vide le caratteristiche di un dio in un semplice mortale. Ares avrebbe salvato Kratos, l'avrebbe trasformato nel guerriero perfetto, il suo servo sulla terra. Kratos Grazie. doveva solo promettere la sua lealtà. La mia vita è tua, Ares. D'ora in poi servirò fedelmente il tuo volere. Finché non ti ucciderò. E segnò la sua sorte. Come promesso, Ares salvò il suo nuovo discepolo. Diede prova del vero potere di un dio, distruggendo coloro che avrebbero annientato Kratos e i suoi uomini. Quanto a Kratos, per servire il dio della guerra non gli bastavano una spada e uno scudo normali. C'ha anche le tette. Cioè, che schifo è? C'ha le tette, è pelato e un uomo. Cos'è? Le spade del caos, Cos'è? forgiate nelle sudice profondità dell'Ade. Le catene si fusero ai polsi di chi le avrebbe portate per sempre, come parte integrante del suo corpo. Un ricordo eterno della promessa di Kratos. E adesso sto usando la spada io, però Incredibili vabbè. poteri immensi. Ehi. L'ira di Ares esplose dal profondo. Ma presto avrebbe appreso il vero prezzo di tali poteri. Un prezzo troppo alto perfino per Kratos. Orribile creatura! So bene chi servi! Diglielo. Torna dal tuo padrone! Dì al dio della guerra che non sono più suo schiavo. Ah, lo Digli tradisci che così? sarà al sicuro finché sarò vivo. Troverò il vaso di Pandora e lo userò per vederlo tremare e cadere davanti a me. Cattivissimo. Cioè, le palle proprio girate, eh? Mi piace. 10. Dammi un po' di magia qua che c'è il salvataggio. Finché sarò in vita, non digli di non dormire tranquillo, credo che gli hai detto. Dirupo della pazzia davanti a te. Nella mia sofferenza temo di aver progettato un labirinto senza uscita. Se ho ragione, possono i crudeli, spietati dei mostrarti la via. Pathos Verde Sterzo, una volta fedele servo degli dei. Una volta fedele servo degli dei, adesso è morto. Probabilmente. Permesso. Ma siamo a livello 15 comunque. Livello 16, 18. Quanto? 22. Quanta cacchio di expo? 6.600. Era di Poseidone. Sì? Vai. Vada. Era l'ira di Poseidone. Sì, era l'ira di Poseidone. Vai. Volevo vedere anche la cosa di Ade. Perché mi sa che abbiamo tutto. Non vorrei dire, ma abbiamo. Cioè, non potenziato tutto. Abbiamo tutte le armi. Ok? Più danni, più potenza. Area danni più ampia e più potenza. Buono. Max, easy. Abbiamo ancora 2100, Esercito di Ade. Eccolo qua. Anime più potenti dopo. 4500 però, è un po' troppo. Sì, penso che prossimi potremmo fare le spadine. Che mi richiedono ancora un bel po'. Però penso che ci arriviamo. Suppongo. Dovremmo arrivarci a quei livelli. Almeno per un altro potenziamento. Ci sono tanti potenziamenti da fare che costano un bel po'. Per l'appunto mi chiedo quanto cacchio ci manca. Perché un conto è se mi manca
uno schifo di gioco, nel senso che mi manca poco e non ho l'esperienza per maxare tutto. E quindi devo scegliere. Io ho paura che dovessi scegliere, però in caso dovessi scegliere, ho fatto le scelte giuste, nel senso, ho scelto quello che so usare. Non mi pento. Non mi pento delle mie scelte. Vai via, vai. Piano. Venite, venite. Non preoccupate. Dai, vai, anche voi. Ah, quelli là potevo ucciderli effettivamente. Aspetta, aspetta. Ho il potere di Zeus per uccidere quelli là. Aspetta. Anche perché mi sa che mi rompo le palle sul ponte questi. Giusto? Aspetta. Tiè. 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 In saccoccia. Piglia. Fermo. Che faccio le cagate io? Dai, fuori. Via. Aria. Aria, dai, ragazzi. Non ho tempo. Non per voi. Vedi, sicuro se non ammazzavo quelli là. Adesso mi rompevano le balle. Spero che non ci sia nessun altro che rompa le balle. Grazie. Oppala. Eccoci qui. Ciao ragazzi, no, questa no, grazie. Uno spadone che spacca tutto, che cacchio usi le spadine. Anche perché a sto punto, raga, le spadine sono simbolo di Ares. Nel senso. Cioè me le ha praticamente incollate. Se possiamo dire così. Me le ha fuse nelle braccia. Non so se me le ha fuse. Sì, me le ha fuse. Me le ha sciolte dentro le catene. Quindi, cioè, tipo usarle vuol dire che ci affidiamo ancora a lui? Assolutamente no. Ma non scherziamo. Quanti salvataggi mi stanno dando, raga? Ho visto troppi salvataggi negli ultimi 20 minuti. Mi stai dicendo qualcosa, gioco? Per caso? Vita, grazie, sì. Sento uno che ride, ma non so dov'è. Lo meno. Di meno, eh. Provate a ridere di me. Vado bene da questa parte o devo andare dall'altra? Mi sa che devo andare dall'altra. No, aspetta, l'avevo visto un checkpoint. No. Ex. Aspetta, forse va bene. L'importante è che dove vado io sia extra. Finché c'è extra, va bene. Vado avanti nella storia o no? Devo andare avanti nella storia quando lo dico io. Niente. Bra. Oh, ciao. Bra, esatto. Ma chi è che urla? Oh. Ciao. Mi sembra quel coso di Dragon Ball. Che non mi ricordo. Non so come si chiama, non l'ho visto. Dragon Ball Super, il gatto. Tipo il gatto forte. Perché sono quei gatti egiziani. Quelli bruttissimi senza il pelo. Che brutto tipo di gatto che è. Mamma mia. Proprio un gatto brutto. Aia.
Olè! Quasi. La tattica c'era, però vabbè. Via, diviso. Non sai come combattere i nemici, dividili. Guarda gli arcieri laggiù. Bastardi. Inutile che fate, vi ammazzo. Dai, aria. Via. Vorrei quell'exp. Portatemi quell'exp. No, sta sparendo. Le mie exp. Ok. Non ho capito. Boom! Fuck yes. E la mia ex è sparita. Fuck off. Spero davvero che non sia contata, perché siamo rovinati. No, ancora te. Oh no, sento anche gli altri animali. Boh. Sì, non capisco, non mi fa le prese. Una volta faceva le prese e mi spiegava, fai le prese in aria. Lui me le fa in aria, guarda lì. Che cacchio di prese. Poi. La mia exp. Io soffro quando vedo l'exp che se ne va. La mia piccola exp. Dammi verde. Forse era meglio, meglio blu. Meglio blu, prendi blu. Perché ho visto che la vita di solito c'è fissa. Cioè ti dà proprio, ci sono degli scatoloni con solo la vita. Aspetta, facciamo così. Ah. Ah. Che goduria. Che goduria. Abbiamo detto che ci abbiamo il raggio ampliato anche di quel robo. Piano. Uno. Due. Altri due ne escono? No, uno. Guarda lì che combo. Eccola, anche la sua. Non male, amico. Non male, amico. Ma una fettatina alla testa la vuoi? Faccio un taglio di capelli, guarda lì. Oh. Vabbè. Far cagate, Kratos. Dove sto andando? No, qua sto andando avanti. No, non posso andare avanti. Cioè, non è extra questo. Ma cos'è che sono? C'hanno gli zoccoli da capra. Ma che cacchio di bestie è? Uno. Continua a uscire. Allevati. Dai. Boom. No, non capisco che tipo di bestia è. Perché c'hai i robi da gatto. Però c'ha gli zoccoli. Però c'ha il corpo. Mi sembra un mezzo Anubis. Quanti sono? Basta. Tieni sotto controllo la vita là, che non si sa mai. Piano. Olè. Basta, eh. Buoni.
Un attimo solo. Mi sa che qua vado avanti. Fammi andare a vedere di qua. Stato di Era. Sembra che una volta indossasse una collana. Una volta? Noi l'hanno fregata. Afrodite. Sembra una volta indossasse una collana. E lì mi avete fatto vedere uno scrignetto. E che c'avete anche della vita magari. Madonna che colpo. Dove sto andando? Non si capisce niente. Non capisco se adesso vado avanti da una parte o vado avanti dall'altra. No, più che altro perché là c'era la corda che mi portava giù, ma non... non so se poi con la corda torni su, non credo. Quindi le cose sono due. Uno. Questo è il passaggio inverso. E si fa per uscire da lì. Oh. Di sicuro questo non te lo lascio. Neanche questo. Neanche quello lì di fianco, vai tranquillo. Questa è tutta exp per me. 24? 25, buono. Tanta exp. E piazza? Ah no, è extra. Oh, buono, extra, sì. Buono. Mi spiace più che altro perché non ho più vita. Se mi avessero dato anche un pezzettino di qualcosa verde, l'avrei accettato. Vita e magia più che altro. Piano, Kratos, scendere. Ripeto. Scalini. Guardali, guardali. Ops. Ops. Guardate rompere le balle, eh? Ops. Ok, questa, guarda, questa me ne dà meno. Mi ha dato meno exp questo. Cioè, quelli tre scrigni là mi davano tipo due livelli l'uno. Questa me ne ha dati neanche uno. Qua si tirerà giù. Cioè, gli scrigni tipo, gli scrigni segreti sono... Oh, fuck. Non ho vita, raga. Non ho vita. Nel cacchio l'ira degli dei. Non ho vita. Levati. Oh, la collana. Oh, la collana. Non ho vita. No, non mi interessa la vita, la magia mi interessa di più. Che hanno fatto? Mi hanno chiuso dentro? Ah no. Via 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 via. Non ce la faccio! Ci ho provato. Volevo tipo... No. Allora, dobbiamo fiondarci subito. Vai! Vai bello! Porca di quella vacca, Kratos, più veloce! Maledizione. Maledizione, 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 maledizione. Si può fare. Piano, 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 piano. Dammi qua. Yes! Ce l'ho! Ce l'ho! No! 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 Lasciami stare! Lasciami stare! Devi morire, devi morire, devi morire, devi morire. Oh! No, oh, mi piace! Mi piace! Ah, sì! 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 Sto diventando tipo Kratos. Aiuto! Sto veramente diventando tipo Kratos. Sto gioco porta la violenza, raga. Telegiornali... È impossibile che non abbiano mai trovato da dire con God of War. Cioè, trovano da dire con GTA che la gente cresce male. Non trovano da dire con God of War, impossibile. Ma non esiste.
Non esiste proprio. Non esiste proprio. Diciamo cagate. God of War è il male, raga. Per i bambini è il male God of War. E ora veniamo a noi. Porca di quella vacca, ce n'è un altro per me. In mezzo qua doveva mettermelo poi. Va bene, guardiamocelo. Si è fermati davanti alla porta a guardare lo spettacolo. È lì con me il Minotauro, qua di fianco, amico. Eccoci. Sì, però non vale. Te hai finito prima la cutscene. Io ero ancora in mezzo alla cutscene. Si chiama rispetto nel vedere la cutscene insieme. Va bene, testa mozzata. Oh, senti che tranquillità. Oh, mamma mia. Dimmi tutto. La tua via più avanti sarà a frammenti, proprio come la mia anima che è stata frantumata. Ricomponila per avanzare. Patos Vertes Terzo. In che senso? Questo posso spostarlo, ok. Allora, abbiamo quello che gira. Sicuro c'entra questo. E devo ricomporre il muro. Ma se io li metto questa. Difatti, vedi? Quindi dobbiamo ricomporlo. Bel casino. Beh, allora, aspetta. Innanzitutto va messo tutto. Ho capito come ricomporla, è così. Però innanzitutto va messo tutto in piano. Quindi tutto. Ah, però questo non sai come va messo, però, effettivamente, è vero. Questo è un bacocco dritto. E questa è una L. Allora, la L può andare nell'angolo. Quindi o la mettiamo qua. Ci vedo più un cacchio. Tutto in mezzo, madonna. Che cacchio di lavoro che faccio. Allora, sicuro questo va lì. Così. Stavo scherzando, non è vero. Non è vero. Ah no, ma abbiamo anche il blocchetto. Ah, il blocchetto cambia tutto. Il blocchetto cambia. Il blocchetto deve stare per terra. Ricordiamo, tutto deve stare per terra. Ok? Tutto deve stare per terra. Allora, questo va. Aspetta. Questo va qua. No, va girato. Passa in mezzo alle cose, vabbè, forse. Questo va girato perché va messo lì. Se riesco. Va messo là nell'angolo a destra. Eh no! È il cacchio, va messo nell'angolo a destra. Proviamo a metterlo nell'angolo a sinistra. Poi lì lo incastriamo con la T. Tutto in mezzo che ho messo. Levati. Via dalle palle. Allora, questo lo mettiamo là in angolo a sinistra. E sotto ci mettiamo il cubettino. Nell'angolo a destra là ci mettiamo la L. Fammi vedere. Sono un mago io di sti puzzle. Non è vero, però sono un mago. Qua ci mettiamo questo. Nice. Poi la T. Vai, vai, Kratos. La forza di un centipede, ok. La T qua.
non è vero. Scusa, ma questo che cacchio di pezzo è? È una L, è una I? Questa è una I? È una I. La I. I. La I possiamo provare a metterla qua. Non mi convince, però. Possiamo provare a metterla qua. Oppure lì ci mettiamo la L, aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Perché là sopra va occupato il doppio spazio. Quindi se non è quello è questo. Gira, gira, gira. Andiamo a mettere questo all'angolo. La T sotto. Il doppio robo sotto. No, la T sotto non ci va. La T non va qua. La T non va qua. Questa è una palla, raga, ve lo dico io. Questa è una palla. Anche perché questo va girato. No, il fatto è, il problema è il pallino che non può salire. Deve essere tutto piano terra. Quindi questo adesso proviamo a metterlo sopra la T. Al posto della T. Vedi che sono un genio, sei già, che l'ho detto. Se noi spostiamo questa. Beh, aspetta, oddio. Ci sono? Sai che il pallino piccolo non serve allora. Volevano confondermi. Guardalo. Big boss. Va? Il piccolino non serve, è la I lì nell'angolo. Che maledetti. C'era un pezzo in più. E adesso ti dice, eh no, devi metterli anche nello stesso ordine. Posto. Boom. Basta. Allora ti metto il bambino qua in mezzo. Lì. Posto, soddisfatto? No. No? Poi buono, raga. Cosa manca? Forse non ho inserito tutto bene. Ah, ok, non. Scusa, scusa, c'hai ragione anche te, devo prendere le misure effettivamente. C'hai ragione, sì. Perdono. Chiedo scusa. Ma raccoglie la collana mia, sta collana, dai, che gli manca quell'altra. Poi si arrabbia che ha perso la collana. Gli mancava uno sputo di roba. Va bene. Tutto è bene, ciò che finisce cementato. Bene, devi cimentarlo bene. Se fai un lavoro lo fai bene, eh. C'ha ragione. C'ha ragione. Se te fai una casa e metti un mattone spostato di poco, non va bene. C'ha ragione lui. Ragazzi, abbiamo costruito la casa anche oggi. Ci ho messo 3 ore per farlo. Io sono qua da 3 ore. Penso che possa essere tutto. Prossima volta andiamo a riportare la collana alla signorina. Per il momento io vi saluto qua. Ci vediamo alla prossima parte, sempre su God of War. Qui da Ranulf è tutto. Ciao a tutti.